Quando sulla vetrina della farmacia si vede questo logo, Home Care, significa che all'interno si trovano centinaia di ausili sanitari convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Home Care però non è solo ausili a disposizione, ma bensì anche una consulenza mirata per chi ne ha necessità e per i familiari. I farmacisti veronesi hanno fatto un percorso formativo proprio per essere in grado di fornire tutte le informazioni necessarie sia per quanto riguarda l'aspetto burocratico sia per quanto riguarda i suggerimenti tecnici dei diversi ausili che possono veramente migliorare la qualità della vita delle persone che purtroppo ne hanno necessità. Con la capillarità della presenza di farmacie sul territorio, gli ausili sanitari sono più accessibili, anche perché l'utente che li cerca è in difficoltà di movimenti e l'ausilio serve appunto per lenire, prevenire, compensare o alleviare un handicap. La grossa opportunità è avere questi ausili a disposizione nelle farmacie del proprio paese. Quindi direi che è un servizio estremamente interessante e grazie a Federpharma ogni farmacia ha la possibilità di fornire questo servizio ai propri utenti. La tipologia dei prodotti è varia e specifica. I farmacisti hanno seguito anche un percorso formativo tecnico professionale. La classificazione degli ausili ISO ne prevede addirittura la suddivisione in ben 10 classi. Le classi più importanti sono quelle che sicuramente riguardano l'assistenza domiciliare di base e quindi parliamo dei deambulatori, delle carrozzine, dei sollevamalati, però esistono anche percorsi di consulenza per quello che riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche piuttosto che ausili appunto per il superamento di determinate difficoltà. Chi ha diritto agli ausili sanitari in convenzione? Le persone che hanno diritto agli ausili sanitari in convenzione sono tutti gli invalidi, civili, di guerra, i non udenti, gli ipovedenti, che sono le cosiddette categorie protette. Le aziende sanitarie, attraverso uno specifico strumento normativo che è il decreto ministeriale 332 del 99, possono erogare questi ausili in forma completamente gratuita o con contributo a carico dell'assistito. Grazie a Home Care si può trovare nella farmacia sotto casa tutto quello che serve per affrontare una condizione temporanea o permanente che ha messo alla prova la nostra salute per migliorare la qualità di vita del paziente e di chi lo assiste.